Guaglioni, bentornati su Quei Due sul Server Trash con Red Dead Redemption. E niente, siamo a Rhodes e dobbiamo andare a parlare con Dutch perché ci deve dare una missione. Ora vi rivelo una cosa, credo di dover fare la cacca, ma non ne sono sicurissimo, quindi giochiamo, giochiamo. Magari mi caco addosso mentre gioco. Io ho visto cose. Ho visto cose brutte. Ho visto morire i miei amici. Vabbè, questo è un reduce di guerra. E un dollaro, to. Dai, che ci recuperiamo un po' di. Ok. Around. Qua e là. Ain't from around here. Yeah, was you I'd leave. Ah. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but Vabbè, no, nasty, miserable l'importante è essere people. sempre positivi. Yeah, ever since them Grays moved here. A bunch of no good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They In moved here qualche from the modo si woods. sono arricchiti i Grey. Reckon they was Yankee Erano spies or spie degli Yankee durante la something. guerra. Yeah, sure. Vabbè, diciamo che abbiamo comprato un pezzetto di lore con la nostra generosità, dai. Sapete quanto io sia appassionato della lore di un gioco, quindi potete ben capire quanto io stia benedicendo la mia carità in questo momento, quanto io sia felice di aver avuto questo slancio altruistico. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, Ah, sir? Gray, Tough ok. business you boys have. Quindi gli stessi Gray per i quali dovrei andare via da questa città. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by losing your employment like that. But still, here in Rhodes we have work Ok, enough vabbè, for Dutch gli ha honest men. raccontato una vagonata di stronzate mentre arrivavo. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Beh, insomma, rispetto a me no. You are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is cost in this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. Ok, dobbiamo fare secchi dei distillatori abusivi. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. No. Solita cavalcata durante la quale non posso fare null'altro che cavalcare. Vabbè. Ah, devo salire sul carro. Ok, c'era anche la. Non mi fai camminare, cavallo. Sì, salgo, tua mamma. Archibald, how are you? Allora, guida lui, quindi magari ci fanno And your sparare sto friend is giro. behaving himself? Oh, yes, I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County.
Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Ah, quindi noi siamo la legge adesso. I need to remind you, there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners... Parliamo della missione, dai. Any moonshiners? Braithwaite. I told you about the Braithwaite. E chi sono questi? Pretty sure you did. Old Cotton family. Non me lo ricordo. Had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. Ok, vabbè, prima facevano il cotone. Ah, ok, c'hanno proprio tutto un franchise di distillerie abusive. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold. Raga, qua non si può fare niente, dobbiamo soltanto... Well, that's the rumor, but the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough, be... Fermi, raga. Ha suonato la sveglia. Ha suonato la sveglia perché devo fare una cosa. Venite con me. Venite con me, che lo facciamo together. Allora, voi sapete che io un po' di tempo fa ho avuto un piccolo problema di salute. Piccolo, grande in realtà, abbastanza grande. Però nulla di irrisolvibile. Solo che sto ancora prendendo delle medicine. E le prenderò, penso, a vita queste qui, come il mio cane. E quindi... Opla! Un po' d'acqua e buon appetito. Ah, ok. Avrei potuto aspettare la fine del gameplay, però... Mi sarei scordato. Mi scordo continuamente di prendere ste cazzo di medicine. Non l'ho prese per 36 anni. A un certo punto, di colpo, devo prendere delle medicine. Mica è facile abituarsi. Comunque, niente di grave, ragazzi. Non mi preoccupa. Magari faccio anche un video qualche volta per parlare di questa cosa, perché all'epoca qualcuno avevo detto che non stavo bene. Si erano preoccupati. Qualche nostro iscritto, qualche nostro... Anche qualche nostro hater, perché poi se noi abbiamo un calo di salute, loro si sentono in colpa a trattarci male. Vedi quella dirigenza? No, perché c'è l'inquadratura... Mazza che luce, però. Durante le missioni la luce è sempre controllata. Cioè il gioco durante le missioni fa di tutto per darti il massimo dell'atmosfera, quindi è sempre figo. Queste maledette mosche mi hanno preso di mira. No, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Foro di proiettile netto in fronte. My money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Posso correre? Cioè, raga, vedete perché le missioni non... Let's go. There's nothing more we can do. Would you mind taking the reins?
I want to have a look at these papers. No. Sure. I'll direct you. Ma posso fare sta cosa? Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. No. Mi sa che devo guidare proprio io. Qui ci fanno guidare per tenerci un po' occupati, però non riesco a leggere se guido, cazzo. Sicuri che la visuale dinamica non funziona? No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories that would tell. Purtroppo non vedo la mappa. Non so se ci vadano da solo sti cazzi di cavalli. Under the table before breakfast. He had one tiny hand like a child's on the end of a grown man. Sì, mi pare che guidino da soli. This tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. Here we are. Sì, sì, mi sa che fa da solo, almeno posso leggere. Chiunque troviamo lo catturiamo vivo. Allora prendiamoci subito la corda qua, dai. Che bella atmosfera, raga. What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rats. Io non li vedo. Excellence, as they say in Paris. Okay. She went to Paris back in 78. How will I handle this? Well, the way I see actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill. Scusatemi, io sto iniziando un attimino a me and Archibald. You boys want right or left? Okay. We'll take this way. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Remember, questa me la devo fare tutta sneaky sneaky, raga. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. Faccio a mano, va. E un'unghietta. Scusate. Devo soltanto tramortirli. Senza farmi vedere, ok. Ma porca di una gran puttana. E dai. Ma che scrofone che è. Davvero? Cioè era calcolato che lui arrivasse lì, che io prendessi la bottiglia, era tutto calcolato. Qualcuno là ha fatto uno scatto. Ah, ok, ok. Sono i miei alleati, quindi me li devo caricare. Speriamo che non
che un casco. E hop. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Meglio distruggere tutto. Sure. Anyone but him. So. Vabbè, andiamo a piazzare la dinamite. Però io ce l'ho la dinamite. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Oh cazzo, è partita! Non l'avevo vista. Lo sapevo io. Va bene, dai. Si pistoletta un po'. In the head. Sì. Bella così. Via via, via via. Occhio che c'è qualcuno qua sulla strada. Yes. Ok, ok. Faccio tutto un giro di Pippo. Yes. Dai calmo. Mamma mia, che bello l'effetto delle teste che saltano. E anche oggi diciamo ciao ciao alla monetizzazione. Frughiamo, frughiamo. Tanto. Fermi, 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 calma. Come cazzo ho fatto a morire? Ah, perché avevo la dinamite. Avevo la dinamite in mano. Avevo la dinamite in mano, che coglione. No, vabbè, ho capito. Giochiamocela meno cazzona e un po' più di precisione, va.
Ma quello che cazzo fa? Fa su e giù con la testa, è odiosissimo. Porca troia. Oh. E bangete. Come va, ragazzi? Come va? Prima l'ho fatta molto tattica, sai. Can you read this? Bam! Torna da Dutch. Quindi sono finiti finalmente sti stronzi. 82 centesimi. I don't see any more. Do you? No. Let's find Dutch and get out of here. Fine by me. Dov'è Dutch? Che l'hanno beccato, no? Calma, ragazzi, calma. Che cazzo l'hanno portato? Ma ci devo andare a piedi da Dutch, sì. Credo di sì. Sì, eccolo qui. Must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. Piece of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, backwater, so backwards that even we... are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ma che cazzo di nome è Hosea? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. Vabbè, questo è proprio... lo chiamavano Trinità, no? Intanto c'ho quel coniglio che sta frollando lì da non si sa quanto. Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay. Andiamo all'accampamento, che è la cosa che io odio di più in tutto il gioco, andare all'accampamento. Quando ci entri dentro vieni rallentato. Non ti puoi muovere come vuoi, è tutto è devastantemente lento. Mo ti frego io, amico mio, perché
Io devo soltanto schiacciare il dito, la visuale dinamica mi farà essere un fulmine. Beh, comunque dai, sono contento che in tutta questa zona ci siamo ripuliti, non abbiamo più problemi. Però, ripeto, a me ste cazzo di missioni principali non mi sembra tutto sto granché. Cioè, mezz'ora di chiacchiere. Lo so cosa mi direte la formula standard. Ma perché devi andare più avanti? Dopo le 40 ore di gioco tutto migliore. Ok, è successo qualcosa. Nonostante la visuale dinamica è successo qualcosa. Probabilmente è andata completamente a puttane la traiettoria del mio cavallo. Dutch arriva prima di noi, questo è poco ma sicuro. Siamo incrociati su un muro. Incrociare qui da noi sono le narici, le froce del naso, che viene da faroge credo, però incrociare sul muro forse perché ci sbatti il naso, probabile. L'italiano è strano. E il dialetto è peggio. Alcune parole del dialetto molisano, qualche volta mi piacerebbe farvi, cioè dialetto molisano, dialetto termolese, perché qui fa 10 km già non si capisce più un cazzo, però mi piacerebbe qualche volta farvi sentire dei termini che fanno anche ridere della nostra città di Termoli. Tanto ormai più o meno qualche termine vi è arrivato nel corso degli anni, no? Però ce ne sono alcuni che proprio mi hanno sempre ammazzato da ridere, perché proprio suonano in modo che fanno ridere. Cioè qua da noi una persona grassa in carne si dice sanguaccio. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned after all these years to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I have fun with you today. Be well. Here. Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Ok, abbiamo giocato per Sine. Mi rompe i coglioni. Vai, sovrascrivi. Allora, dovremmo sbarbarci. Non sarebbe male sbarbarci, perché siamo arrivati a un livello abbastanza emozionante di barba lunga e... Ah, dobbiamo consegnare il coniglio. Noi abbiamo un bel coniglio da consegnare. Ah, il tuo cavallo non può seguirti nell'accampamento. Mortacci su. Non l'ho perso il coniglio, vero? Sì che l'ho perso il coniglio. Cazzo. Quando sono morto nella sparatoria di prima, probabilmente. What we do with so far stuff, Arthur? I don't like it. Seems as good a place as any to get chased by the law, Miss Tilly. You ain't so dumb as that, Arthur. I'm a Negro. Io sono una negra. I'll keep you safe, Miss Tilly. Ti proteggerò io. Mia madre è stata schiava fino all'età di 15 anni, Arthur. I'll keep you safe, Miss. You have my word. Ma questo che cazzo fa? Era completamente... Get your head out of the clouds. Pearson. Mary Beth. Vabbè, giustamente qui ti congelerai solo con quello addosso, disse la donna in maniche corte canottina, mentre io ho una giacca con la fodera di pelliccia. O gliel'ho detto io a lei. Ragazzi, scusatemi, ma non riesco a sentire il gioco via cuffia, perché vi spiego che cosa fa PlayStation adesso. Adesso PlayStation... Well, I think they call it hiding in plain sight.
Oh, is that what they call it? Because I got another word for it. I am sure that you have, but the way I see it, we stick out here either way. Now we can hide. Ma niente, ma ha agganciato, raga, scusatemi. And helpful. Interesting theory. I wonder how the practical will work out. We shall see. Faith, Arthur. Grazie. Dicevo, mi sta facendo sta cosa che quando attacco gli auricolari al controller non arrivano suoni dal gioco né dal menu, arrivano soltanto i suoni di quando vai a regolare il volume delle cuffie. Si sente blim 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 blim, più forte o più piano, quindi arriva il segnale, proprio che si è buggato come la merda, perché non arriva nessun altro suono a parte i suoni di test della regolazione audio. Che cazzo vuoi? They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Va bene. Come vuoi te. Cambiati i vestiti, dormi, siediti. Cambiati i vestiti, vediamo. Ma tutta sta roba quando cazzo l'ho comprata? Giusto per sapere. Ma non mi ricordo di aver comprato, cioè, sicuramente, vabbè, ci ho passato un fottio di ore su sto Red Dead Redemption, però non mi ricordavo di aver comprato tutta sta roba. Mi metto questa. Che fa tanto. Lo chiamavano Trinità. Pantaloni. Pantaloni da ranch. Posso anche scegliere il colore che è questo. E gilet. Gilet non mi serve. Bretelle, baule delle armi, qua dovrei averci tutta la mia roba, ma fucile a canna liscia, pompa, c'ho anche l'arco. Scusa, ma l'arco. Vabbè, ma non c'era modo di farsi anche la toletta da ste parti? O mi ricordo male io? What do you think of the place? I don't know. So far it seems okay, I guess. I think that there is rich pickings. Ti prego, ti prego. Madonna, raga, madonna. Ti prego, Strauss, salvami. L'esattore, dai. Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker. Un operaio di raffineria di nome Winton Holmes. You'll find him up in the hills north of Colline a nord di Strawberry. Apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Ok, io direi che possiamo raggiungere uno di questi due. Trova i debitori e recupera il denaro. Ok, quindi ce n'è uno qua vicino e questo dovrebbe essere, sì, il becchino. Andiamo dal becchino per primo. E poi nel prossimo gameplay ci facciamo quell'altro che sta sulle colline.
Facciamoci prima quello in città, così magari contestualmente ci diamo una tagliata alla barba. Scusami. Quanto mi manca andare nel bosco, raga. È tantissimo tempo che non ci vado. Prima ci andavo abbastanza spesso, o per i cazzi miei, oppure con mio padre. Questa cazzo di pandemia mi ha bloccato molto. La vita sociale non me ne frega niente. Potrei andare avanti così per 100 anni, vi dico la verità. Cioè, niente aperitivi, niente cose. Posso starci tutta la vita. Però il fatto che veramente devi sempre stare attento a dove vai, a non allontanarti, una rottura di cazzo. Anche perché mi rendo conto che quel che piace fare a me non va in conflitto in maniera diretta con quelle che sono, diciamo così, le normative sensate del coronavirus. Cioè, a me piace andarmene per i cazzi miei alle 6 del mattino giù in spiaggia col cane e non incontro nessuno per chilometri e chilometri. Però non lo puoi fare, perché sennò dovrebbero stare a fare un'eccezione per ogni caso e si farebbe notte. Capisco perché questa normativa va applicata in maniera orizzontale a tutti. Però insomma, a me che ho sempre evitato assembramenti folle e quant'altro, rode un po' in culo che non posso fare neanche il minimo. Cioè, puoi fare sport da solo, individuale. Però, cioè, mi dovrei mettere una tuta e fingere che sono andato a correre al bosco, non lo so. Allora. Signori, io devo entrare qua dentro. Burials, ok, questi qua. Si è letteralmente barricato. Dobbiamo cercare di entrare. E se io ti venissi a fare una visitina da qui? No, devo entrare al camino. Una porticina. Eccolo. Gwen Hughes. Stop picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but this it ain't exactly. Il cane sta dietro la porta perché mi ha mollato una scorreggia, la sento da qui. You ain't the first to put his hand in the collection box and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks. Ma to pesantissimo, Arthur. The morality of the matter is a little more. Ah, addirittura, quindi non stiamo soltanto saccheggiando una tomba, magari. O un'offerta della parrocchia. Stiamo facendo qualcosa di più laido e corrotto. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Oh, damn it! There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody.
We don't want no fuss. Cioè, ma qua. Long past prudishness. It's disrespectful. You'd rather do... Get out of here, kids. Move. Ah, volevano incularseli pure loro i gioielli. Ok. Devo sfangolare pure questa. Look at this. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Ma che cazzo c'è da pulire qui? Comunque poche tombe, eh. All right. Now go watch the gate. I'll get to this exhumation. Farà il suo lavoro quel tizio? Ah, questa sta arrivando, devo impedirle di entrare. Okay, it's good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back. Io ho un coltello in mano, lei tranquilla. È un bene che questi lavori si facciano in orario di chiusura. Ok. Qualcosa mi dice che tra poco non dovremo farlo più con le buone, ma saremo costretti a picchiare qualcuno. Ma se andassi a vedere quello che succede? Bellissimo. No. That's for sure. There's them that's born. Gentlemen, church grounds are closed. Hey, look, we're closed. Siamo chiusi per dei lavori di scavo. Excavation work. Did you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oh, damn choir boy. Io non voglio usare le cattive. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. I'm gonna beat you, boy. Oh, got some nerve on you. Questo è forte. Oh. Perfetto. Alla fine ho dovuto comunque menare qualcuno. Sto stronzo ha fatto quello che doveva fare. Forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Well, she had a brooch here. It looks like diamonds. Scusatemi, raga. Io lo devo fare. Lo devo fare. No, non posso salvare. Well, this will do. Now get out of here. Before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. That's more than
then clear what I owe you. Okay, sì. Che spettacolo, raga. Quindi storia, salva partita. E adesso lo faccio. Perché, cioè, io sono sbarazzino, lo sapete. No, non ho la dinamite. Non ho la dinamite. Cazzo. Ah, è vero, perché qui non posso fare un cazzo. Sono il vice sceriffo degli mortacci loro. La prego, sono molto confuso al momento. Se questi gli rubo, non, poi mi danno i punti karma negativo, non va bene. D'accordo, ragazzi, abbiamo giocato per 45 minuti e direi che ci possiamo vedere al prossimo gameplay. Ciao!